38 anni che sono a servizio della Santa Sede, due terzi di questi 38 anni li ho passati in paesi in guerra. Ho cominciato i primi anni, i primi 5 anni nell'Africa occidentale, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Costa d'Avorio, 5 anni nello Sri Lanka e adesso 9 anni in Siria. Io posso dire di essere il nunzio veterano di guerre civili, ecco, tra i miei colleghi. Ho sperimentato questa terribile guerra in Siria, ho visto soprattutto la sofferenza dei bambini, che paga il conto di questa guerra e di tante guerre, sono i bambini e le donne. Perché le guerre ormai, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, si fanno soprattutto nelle città. E nelle città, vedo anche lì in Siria, coloro che rimangono sono soprattutto i civili, anziani, bambini, ecco, bambini nei paesi arabi, musulmani, sono tanti, e donne. Guardi, il conflitto siriano è molto complicato, non assomiglia più ai primi mesi. Da allora questo conflitto è riconoscibile, si è trasformato in conflitto armato, è entrato l'ISIS anche, no? E sono entrati alcuni tra i più potenti eserciti del mondo. In questo momento metà della popolazione, circa 12 milioni, sono fuori dalle proprie case, fuori dai propri quartieri, fuori dai propri villaggi, metà popolazione, 5 milioni 600 mila rifugiati nei paesi vicini e 6 milioni e più sfollati interni, lontani dalle loro case. È una cosa incredibile. Poi pensiamo a più di 13 milioni che hanno bisogno di assistenza umanitaria delle Nazioni Unite, convogli umanitari, di viveri. Metà degli ospedali pubblici siriani, i dati sono dell'OMS, 111 in tutto ospedali pubblici siriani fuori uso. Mi sto attivando qui anche in Italia per raccogliere fondi per salvare, per così dire, tre ospedali cattolici retti da congregazioni religiose femminili che sono lì da più di 100 anni, 120. Ora si è elaborato un piano chiamato Ospedali Aperti, in cui chi è povero e chi è ammalato viene curato gratuitamente. Le ultime statistiche ci dicono che c'è una media di 400 pazienti per settimana, 400 pazienti per settimana che vengono curati gratuitamente. Alle volte proietto delle foto delle distruzioni della Siria, foto raccapriccianti, ecco, si vedono questi palazzi sventrati, una cosa impressionante. E i danni, le catastrofi che non si vedono sono più gravi di quelle che si vedono. C'è un palazzo, finita la guerra, qualche anno va su. Le ferite interiori che ha un bambino, che ha ricevuto un bambino, una persona, quelle ferite lì sono molto più gravi.